Evil Within. Vai. Pensare che mi dicevano fai. Vai, fallo. Bene. A me già lo specchio, quando già vedo gli specchi così, si stringe il cuore. Tanta guagna per tutti ragazzi, qui Mr. Black. Sì, non lo dovevo fare, ma l'ho fatto. Comunque ragazzi, io non parlo, non dico niente. Ci tengo a precisare che Bethesda ha fatto anche Wolfenstein, uno dei giochi che ho trattato e che per me è uno dei giochi più belli mai giocati. Quindi personalmente lo reputo un grandissimo gioco. E non mi va di aggiungere altro prima. Prima voglio giocarci e poi magari do un parere mio di questo nuovissimo gioco. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Adesso mi spiegate perché noi dobbiamo entrare in quella casa? Spiegatemelo. Perché? Qual è il motivo? Oh mio Dio! Entriamo in una casa! Siete con me anche voi? Cosa guarda, capitano? Venga qui! Le loro auto. Venga qui, capitano! Sai che cosa te ne frega delle armi? Vieni dentro. Ci sono dei fogli qui. Vieni, ciacchiamo i bigatti e i fogli. Andiamo. Andiamo ragazzi. Forza. C'è un'altra macchina, un'altra portiera aperta. Vai. Un aspirapolvere. Una corda. Era lei, oh. Sta sfilando. Apriti. Sesamo. Oh, mi sa che c'è puzza di morto. Odore di sangue. Odore di sangue? Stiamo allerta. Che odore c'ha il sangue? Da quando c'è odore di sangue? Adesso è odore di morto, del cadavere. Noi andiamo a controllare. Odore di sangue. Non c'è nessuno da questa Bene. Parte. Forse dovrei venire con voi. No, guarda, rimani sulla porta tu. Devi coprirci. Sì, andiamo. Allora, intanto i tasti quali sono, ragazzi? Bene. Ci ha chiuso praticamente dentro, quindi se si dovesse succedere qualcosa ci ammazzano subito. Si sta ingroppando il pavimento. Perché già si è seduto lui? Cosa fai, Kiko? Ma... Che bello, guarda come piscia sangue dal braccio. Allora, chi non mi conoscesse, io sono una persona che si caga abbastanza addosso, soprattutto negli horror games, e evito sempre di farlo, però come al solito, ogni volta che dico non lo voglio fare... È ferito. Poi ci siete voi che... Dai, fallo Black, dai, voglio vedere come non ti caghi addosso. Non può essere. Quindi... Impossibile. Ma cosa? Ruvik è... Penso io a lui. Guardate come si è abbassato. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Guarda, io ti assicuro che te con gli occhialini sei il primo che muori. Proprio sei il primo. Cosa c'ha l'Xbox? Cosa abbiamo qui? Telecamere? Cos'è? Sparano. Bene. Sparano al nulla. Cosa vuol che sia? Ma che diavolo. Ma vabbè, tranquillo. Cosa? E quindi vi dicevo ragazzi, sono una persona che si caga abbastanza addosso e cerco sempre di evitare questi giochini un po' così. Però ragazzi, che vi devo dire? Ci siamo, giochiamocelo, ci è arrivato. Giochiamoci. Siamo già appesi, bene. Topi. E il bello, la cosa che adoro è iniziare un horror con questa canzoncina. Dato che non si possa chiedere di meglio. Chi è? Questo che vuole? Immagino devo prendere il coltello visto che si illumina in quella. Muoviamoci. Prendi il coltello. E cazzo. Prendi il coltello. Dai, di più. Bravo. Ragazzi, non so dove devo andare, però, cazzo. È chiusa, bene. Adè, va a trovare un po' la chiave. Andiamo a trovare la chiave. Ah, eccolo lì, si illuminano. Perché non l'ho vista prima? Prendi le chiavi e scappa. Mazzo di chiavi trovato nel seminario dell'ospedale psichiatrico. Veniva utilizzato. Vabbè, non me ne frega un cazzo. Andiamo via da qua. Prima che ritorna il bastardo.
Prima che ritorna il bastardo, muoviti. E va bene, l'abbiamo. Ma perché è così lento, cazzo? Non corre sto pupo. Sì. Senti che cazzo di casino. È che non so i comandi, non so nulla. Noi andiamo avanti, ragazzi. Cos'è? Checkpoint, penso. Da un po'. Sta rilassante, però. Fa giocare un horror con sta musichetta, no, non ti spaventa per niente. Vedi, tranquillo. Che cazzo è? Porca merda. Corri, 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 corri. Ma cazzo! Ma già si comincia così. Corri, corri, te gira, te gira. Via, 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 via. Già sono morto? No, non mi dico così. Sì, oh, 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 oh. Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Corri, 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 corri. Bella merda. Bello. Lo schifo. Oh. No, vabbè ragazzi, ma che schifo è. Qui sarà chiuso, immagino. Aperto, attenzione. Attenzione perché è aperto. Sì, ma cazzo, sono zoppo. Cammino zoppo tutto il gioco adesso. Troppo lenti. È un'agonia. Che minchia è, oh. Andiamo avanti perché non ci interessa. Dove sarà l'uscita? Questo è morto tirandosi praticamente. Oltre alla porta chiusa in fondo alle foglie c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. Bene. Infatti sta gente sapeva che io arrivavo, quindi hanno messo le prove confidenziali a terra. Ma cos'è? È identico a Outlast sto gioco, da quanto ho capito. Vabbè, il lucchetto è bloccato. Bene. Troviamo sta chiave. Anche qua c'è il lucchetto. Bene. Merda. Entri... Un vicolo cieco. Cos'è? Ma com'è un vicolo cieco? Un vicolo cieco. C'è una scala. Vai su, no? Dai. Questa gamba gessata, spezzata a metà. Ti chiamavano polpaccio forte. Ti chiamavano a te. Caviglia spezzata ti chiameremo. Vai su, vai, vai Chicco. Adesso dove siamo finiti? Bene. Oh, questo è un po' più caloroso come ambiente, questo devo dire. C'è pure il computer. Un altro confidenziale. Allora, inizio test del sistema STEM. Funziona. Confermata la sincronizzazione delle onde cerebrali con perdite minime. L'esperimento procede. Raccolta dei dati in corso. Anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che annota i dati afferma di sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Il dottore ordina di spegnere lo STEM. Il personale lamenta nausea e i presenti perdono conoscenza uno dopo l'altro. Chi ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale ma per qualche misteriosa ragione non ci riesce. Lo STEM dovrebbe essere spento ma... le onde cerebrali del soggetto sono ancora sincronizzate con quelle della fonte. Lui è quell'uomo. Bene. Io sto andando tranquillo, tanto al massimo, cosa vuoi che succede? Ecco, vedi? Tanto non ci sono telecamere, no. Profilo. Apriamo anche questa. Ma dove minchia siamo, ragazzi? Scaffali su scaffali, armadietti su armadietti. Oh! Che cazzo è? Ma dov'è?
Oh merda. Corri, 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 corri. Porca merda. No. No. Siamo scherzi. Fantastico. Ci siamo chiusi dentro. Fantastico. Cosa sta facendo? Dio Gesù, Giuseppe e Maria. Non ci puoi prendere. Non ci puoi prendere così. No. Oh! Esco. Raga, non so che cazzo devo fare. Non si vede niente. Mamma mia ragazzi. Ci arriverò laggiù. No, non venì qua. E non venì qua. Fanculo, fanculo. Non mi hai visto, non mi hai visto, dai. Adesso no. Madonna è lì. Oh cazzo. Adesso, adesso. Madonna. Via, 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 via. A capire dov'è però. Oddio. No, no, vai avanti. No, 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 qui, no, qui, davanti, davanti. Dai, vai avanti, dai. Bravissimo. No. Vai avanti, vai avanti. Continua dritto. Bravissimo. Cazzo sto andando ragazzi, non lo so. Via. Stiamo bassi, stiamo bassi. Oddio. Oddio. Oh. Mamma mia. Vedo un cazzo con sta visuale di merda. Aiuto, aiuto, aiuto. No, 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 no. No, no, no. Vieni, vieni via. Chiudi sta porta, chiudi sta porta. Vieni, vieni, chiudi sta porta. Cazzo! Via, 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 via. Cazzo, dai! Porca merda, puzzona! No, 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 no! Ciao! Vai così. Pure, sputiamo pure. Ma cosa? Bene. Benvenuti ragazzi nella serie The Evil Within. Siete qua in compagnia di Mr. Black.
Io spero che vi sia piaciuta questa breve intro e adesso vediamo come procederà il gioco. Per adesso non mi esalta tantissimo la faccenda della terza persona, perché comunque quando ci si sposta si rimane un po' troppo... Non è il massimo. Però per il resto mi piace, forse mi ricorda molto a Outlast per adesso, per questo momento. Io ragazzi vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, ci vediamo nel prossimo episodio, qui Mr. Black e tantissima guagna per tutti. Ciao ragazzi!